Don Bosco è qui, davvero adesso lo si può dire anche a Milano. Sono le 12:16 di un sabato 1 febbraio, freddo, grigio e piovoso, quando, proveniente da Lecco, dove un flusso continuo di persone nella prima mattinata gli ha già reso omaggio, arriva al deposito ATM in via Teodosio l'urna di San Giovanni Bosco, accolta da un applauso spontaneo dei ragazzi e della gente della parrocchia Santa Maria Bianca della Misericordia al Casoretto. L'attende la storica vettura Carrelli modello 1928, sopra la quale, dopo una breve preghiera e la benedizione del parroco Don Giovanni Mariano, viene posta l'urna, che così entra ufficialmente a Milano, in tram, a sottolineare la semplice e straordinaria popolarità di Don Bosco. Non a caso la vettura, lo dice il presidente di ATM Rota, ha due numeri di matricola, 1815, data di nascita del Santo dei Giovani, e 2015. Il bicentenario per il quale le reliquie stanno compiendo il giro del mondo. Oggi però è il giro di Milano, che con qualche tappa intermedia porta l'urna fino in Piazza Fontana. La pioggia battente non scoraggia i ragazzi di 16 oratori della diocesi che fanno festa, la musica della banda musicale di Vanzago. Ci sono il vicario generale Monsignor Delpini, il vicario episcopale per la pastorale giovanile Monsignor Tremolada, i responsabili della stessa pastorale giovanile e in rappresentanza del sindaco, l'assessore Cappelli. E poi, appunto, ci sono i ragazzi, i bambini, i genitori, gli educatori. Volano i palloncini. Parte la breve processione che porta ad un duomo già gremito per la preghiera dei catechisti e delle catechiste. L'entusiasmo è tanto. Monsignor Delpini ricorda che tra le uniche quattro lapidi presenti al Palazzo della Curia, una fa memoria della visita di Don Bosco all'arcivescovo Nazzale di Calabiana nel 1886. Come allora, la visita di Don Bosco lascia il segno. Dio attraverso di lui contagia noi con la sua gioia, scandisce Delpini. Questa gioia è la gioia di Dio e Dio ha contagiato Don Bosco con la sua gioia. Non è la gioia della pecora, almeno di quello non si dice niente, si dice invece di come Dio si era allegrato perché ha trovato la pecora che si era perduta. Ecco, questa gioia ha contagiato Don Bosco, la gioia di Dio, cioè la gioia di offrire una casa piena di allegria ai ragazzi del suo tempo, a quelli santi e a quelli sbandati, a quelli intelligenti e a quelli che stentavano a capire il teorema di Pitagora. Una casa piena di allegria per quelli inclini alla devozione e per quelli più interessati al campo di pallone. Una casa piena di allegria perché amando ciò che i ragazzi amano, Don Bosco li ha aiutati ad amare quello che lui amava, il Signore Gesù e Maria Ausiliatrice. In questi anni abbiamo imparato tante cose sull'educare, ma forse abbiamo perso la gioia dell'educare. Dobbiamo reimparare a guardare i ragazzi con lo sguardo di Don Bosco. Vogliamo essere qui a dare il benvenuto a Don Bosco in questo Duomo. Lo faccio anche a nome del cardinale arcivescovo, il cardinale Angelo Scola, che in questo momento a Istanbul penso che sta ricordando questo momento cui lui darà poi la sua presenza più significativa. E tuttavia, ecco, noi diamo il benvenuto a Don Bosco, chiedendogli proprio questa grazia, che la tua visita lasci anche questa volta un segno indelebile in questa nostra terra che tu hai visitato e amato. Lasci il segno della gioia, la gioia di educare. Rimanga scritto questo segno nella nostra chiesa, anche più a lungo di quella lapide che ricorda la sua visita nel 1886. Poi il fiume di gente, i giovani degli oratori, che anche solo per un attimo sostano davanti alle reliquie, e fuori animazione, allegria, giochi. Tutto per dire, anche con il cammino dei 100 giorni, Cresimandi 2014, volutamente presentato all'interno di questa giornata, che Don Bosco è davvero tra noi. Come dice Monsignor Descalzi, che sempre in Duomo in serata, presiede la messa vigiliare. Nel corso della sua vita, Don Bosco più volte venne a Milano per conoscere gli oratori ambrosiani, per far tesoro di questa esperienza nella sua
nell'elaborazione del suo sistema educativo. Oggi Don Bosco è qui. È molto bello, secondo me, perché cioè, ci sono i bambini, che è una grande gioia stare vicino a loro così. Cioè, come è fatto Don Bosco? Don Bosco è un po' il modello del prete dell'oratorio, prete che sta con tutti, che cerca la pecorella smarrita, che cerca in tutti i modi di far scoprire ai ragazzi come Dio li ami. E quindi per me oggi è un'occasione molto bella per rinnovare la mia vocazione, per riprenderla con più entusiasmo lì dove sono tutti i giorni. Un momento magnifico, la gente si affolla, davvero Don Bosco è qui, quale l'emozione? Ma penso sia davvero una grande emozione per me, salesiano, che come figlio di Don Bosco entriamo a Milano con una folla incredibile, al di sopra di ogni previsione, al di sopra di ogni speranza, perché davvero Don Bosco è grande, questo è proprio il segno grande della santità che coinvolge tanti giovani, tante famiglie, tante persone. È bello vedere soprattutto questo segno della gioia, come è stato detto dal vicario generale, che è sui volti della gente. A me ha colpito moltissimo il vicario generale, soprattutto per questo aspetto, che è l'aspetto per me forse più coinvolgente della figura di Don Bosco, la speranza educativa. Il fatto che per un giovane, per qualsiasi giovane, non è mai detta l'ultima parola, non è mai detta una parola che dica la fine, ma sempre qualche cosa che è un principio e che annuncia qualche cosa di bello e di grande. Hai pochi anni in più dei bambini, che animi, che cosa significa? Cercare di portare innanzitutto un sorriso anche a loro e poi cercare di far passare quello che hanno anche insegnato a me, cercare di farlo passare a loro, cercare di far capire perché è importante l'oratorio e quanto è bello poterci essere dentro e poterlo vivere. E per te? Anche, secondo me, anche infondergli la voglia che un po' a me ha spinto di diventare a mia volta educatore, perché per me l'educatore che avevo io da piccolo era un riferimento, qualcuno che io sarei voluto diventare. E questo è anche uno degli scopi, secondo me. Lorenzo, sei un seminarista e sei qui nel centro di Milano per fare l'animazione. Sì, sì, sì. È una bella occasione, secondo me, in una giornata come questa, Don Bosco, un grandissimo educatore, può essere davvero una bella occasione per far vedere alla gente che l'educazione è ancora qualcosa di importante e che ci sono comunque un sacco di giovani disposti a farlo e che non si vogliono tirare indietro. Don Bosco è un esempio per chi vuole diventare prete. Assolutamente sì, soprattutto per la dinamica dell'allegria. Lui aveva questa grande carica per l'essere lieti, l'essere felici, e lo dice anche Papa Francesco, che uno se vuole entusiasmare deve essere entusiasta, se no non passa niente. Credete in voi stessi, ai vostri talenti, non abbiate paura di chiedere quello che desiderate nel profondo del cuore. Diceva così Don Bosco ai suoi ragazzi difficili, di strada, quelli che gli avevano fatto maturare la vocazione, quelli che oggi probabilmente sarebbero finiti al Beccaria, dove infatti l'urna del Santo dei Giovani ha fatto tappa nella sua peregrinazione ambrosiana. Sì, proprio nel carcere minorile dove Don Bosco c'è, e non solo simbolicamente per la reliquia. Lo nota subito Don Gino Rigoldi, per 41 anni cappellano tra queste mura, che concelebra l'Eucaristia, presieduta dal cardinale Dionigi Tettamanzi. Felice, come dice, di essere in questa casa che è una famiglia. Una famiglia, ci sono i parenti, i coetanei dei reclusi, il personale carcerario, i rappresentanti delle istituzioni e i volontari, che si stringe con una gioia particolare intorno a tre giovani ospiti, Yuri, Fernando, che proprio per le mani del cardinale, oggi arcivescovo emerito di Milano, ricevono il battesimo, cui si aggiunge Alberto, al quale viene amministrata la cresima. Don Bosco, spiega il cardinale, è l'interprete della misericordia di Dio. E una volta che il nostro cuore è riempito di questa misericordia, non tratteniamola dentro di noi, ma con generosità, con entusiasmo, con coraggio, con convinzione, con le nostre azioni concrete, veniamo incontro in particolare ai ragazzi e ai giovani che hanno bisogno di credere nella vita, che hanno bisogno di riprendere il loro cammino nella vita. Poi l'augurio, in cui si percepisce la commozione di chi parla e di chi ascolta. C'è una pietra per costruire la vostra personalità, carissimi ragazzi e giovani, ed è la stessa pietra che serve per costruire la società nella quale
noi siamo inseriti, e questa pietra di costruzione è data dalla nostra dignità e dall'impegno di far sì che questa dignità diventi qualcosa di fecondo, perché superiamo il nostro egoismo e diventiamo davvero più generosi, più capaci di donarci agli altri. E la mattinata di questo giorno davvero speciale continua ancora nella Cappella del Beccaria, con le religiose consacrate che arrivano per pregare. E solo pochi metri più in là, nel teatro dell'Istituto Cremito, con un dialogo, animato dal cappellano Don Claudio Burgio, tra i giovani detenuti che si raccontano e i loro coetanei di alcune scuole, collegi e arcivescovili. Qui tutti vogliono sapere, ma veramente esistono i ragazzi cattivi? No, non esistono ragazzi cattivi, però tutti possono prendere una sbandata. L'importante è riuscire a riprendere la strada giusta e ripartire. Ovviamente da soli è difficile, ma con l'aiuto di qualche figura positiva si riesce a migliorare. Un fatto impressionante, frutto di una convinzione profondamente radicata. Così il cardinale definisce il grande concorso di popolo che per 5 giorni in diverse zone e città della diocesi ha accompagnato l'urna di San Giovanni Bosco. È la sera in cui si concludono in Duomo le 5 giornate di Milano della pellegrinazione della reliquia di Don Bosco. Reliquia che per la sua ultima sera tra noi viene portata in processione da Sant'Ambrogio alla cattedrale, e così per le vie del centro si snoda il cammino accompagnato dagli inviti alla preghiera composti da diverse parrocchie, comunità pastorali, equipe di pastorale giovanile. Ad accogliere la teca, ormai divenuta familiare anche a tutti gli ambrosiani, all'ingresso del Duomo il cardinale che presiede l'Eucaristia, concelebrata da oltre 100 di sacerdoti, tra cui 3 vescovi. Ci sono anche il vicario episcopale di pastorale giovanile, Monsignor Pierantonio Tremolada, molti responsabili dei settori formativi, a dire che l'educazione, la comunità educante, articolata pure in diversi comparti, è unificata da una proposta unitaria e coerente. Presente anche tra gli altri Don Claudio Caccioli, superiore dell'Ispettoria Salesiana della Lombardia e dell'Emilia-Romagna. Il cardinale, nella sua riflessione, parte dalla Didache, testo fondativo del primo secolo. Contemplare ogni giorno il volto dei santi per trovare conforto nei loro discorsi. Queste bellissime parole ci dicono che il Signore non abbandona mai il suo popolo, riflette l'arcivescovo, perché è un Dio capace di giocarsi e di compromettersi nella storia. Dopo queste giornate in cui il grande Don Bosco è stato tra noi, questa sera solo apparentemente è un congedo, perché non ci si può congedare da un santo. La genialità di Don Bosco, continua il cardinale, si vede anche nella capacità di creare amicizia con altri grandi santi dei poveri ed evangelizzatori come Cafasso, Cottolengo, Orione. Le loro furono personalità riuscite nella comunione. Il santo è un uomo riuscito perché è un uomo di comunione. L'elemento da cui personalmente ricavo il senso della genialità cristiana creativa del nostro santo è l'affermazione che l'azione educativa deve comunicare la vocazione ad essere felici nel tempo e nell'eternità. Felici nel tempo e nell'eternità. È questo che noi invece, come tentazione oggi, spesso separiamo. E ripensando ai sentimenti descritti da Paolo nella lettera ai Colossesi appena proclamata nella liturgia della parola, aggiunge: la tenerezza di cui ci parla l'epistola è la stessa con cui San Giovanni Bosco seppe guardare al primo ragazzo che accolse. Tenerezza ed amore totale con cui San Giovanni Bosco seppe guardare fin dal primo ragazzo che incontrò, i giovani che gli furono affidati, e creare così questa grande famiglia che ancora oggi si china sul bisogno di tutti, a partire dagli ultimi e dai più fragili. L'esigenza è quella della verità, del cambiamento e della conversione del cuore, che spiega perché tante persone si siano mosse per Don Bosco. Perché noi ci siamo mossi questa sera con questo stesso scopo, perché percepiamo questo bisogno di cambiamento, di conversione, questa urgenza di verità. Abbiamo così profondamente bisogno di essere amati
e di essere amati oltre la morte definitivamente per poter a nostra volta amare, che vogliamo percepire l'amore. E i santi sono vivi, non sono morti, ci comunicano questa capacità. Poi il saluto e l'auspicio. Domandiamo umilmente a questo grande santo ora, questa sera, l'intercessione per il nostro cambiamento, per quella conversione per cui all'inizio abbiamo riconosciuto i nostri peccati, e chiediamo attraverso di lui alla Vergine Santissima e attraverso la Vergine a Gesù che tocchi il nostro cuore, che sciolga ogni nostra durezza, che ci spalanchi gli uni agli altri in quel dialogo di comunione che possa contagiare i nostri fratelli come Don Bosco ancora questa sera contagia noi stessi. Quello che noi proviamo continuamente di affetto per il nostro papà lo abbiamo visto nel cuore, negli occhi, nei volti dei milanesi e non solo dei milanesi, di tutta la diocesi. Si scherza un po' sulle nostre scuole dove dicono che il quadro di Don Bosco è più grande del crocifisso, ma se tu chiedi a un bambino chi è l'uomo più bello, più forte, più grande del mondo, lui ti risponderà: mio papà. E per noi Don Bosco è questo, e siamo contenti che qualchedun altro lo abbia incontrato in questo modo. Don Bosco venne a Milano nel 1850, fu all'oratorio San Luigi di San Simpliciano, nel cuore di Milano. Allora disse: abbiamo bisogno dell'aiuto del Signore. Lei ha detto: voi diocesi di Milano ci avete ancora una volta aiutato. Senza di voi non possiamo fare niente, non poco, niente. Questo è il modo con cui Don Bosco ha fatto educazione, non da solo. Lui non è un gigante che risolve tutti i problemi, lui è una calamita che mette insieme le energie. Quello che è capitato in queste 5 giornate di Milano testimonia che quando troviamo sintonia e determinazione nel fare il bene si manifesta anche visibilmente, esce dai cuori e si manifesta sui volti e nelle mani delle persone. Io in questi giorni ho toccato con il cuore, penso al Beccaria, Penso che fino alla fine dei miei giorni nemmeno l'Alzheimer riuscirà a strapparmi quello che ho vissuto con questi ragazzi, che sono i ragazzi di Don Bosco. Grazie alla famiglia salesiana. Grazie a voi e alla Diocesi di Milano.